All'INSEA studiamo tutto ciò che l'uomo progetta e costruisce per andare, per lavorare, per viaggiare in mare. E verifichiamo se i progetti delle nuove navi, così come in ogni altro mezzo marino, saranno sicuri ed efficienti. Non c'è quindi da stupirsi se lavoriamo su qualsiasi progetto. Qui dentro sono passati modelli di navi, di sottomarini, piattaforme offshore, sistemi per produrre energia pulita dalle onde, dal vento, dalle correnti marine. Tutto ciò fa parte del DNA dell'INSEAN che, fin dalla sua istituzione nel 1927, ha seguito nel tempo l'evoluzione tecnologica dei mezzi marini. Since 2011, INSEAN, the Marine Technology Research Institute, also known as the Italian Ship Model Basin, has been an institute of the National Research Council, CNR, the largest public research body in Italy. INSEAN has a single headquarters situated in Rome. Qui all'INSEAN riproduciamo le condizioni che una nave affronta durante una tempesta. Possiamo sapere cosa succede quando una grande nave militare vira bruscamente mentre naviga a tutta forza, oppure riprodurre il comportamento di un motoscafo lanciato a tutta velocità. Per questo abbiamo i nostri grandi impianti, come questa straordinaria vasca, una delle più grandi del mondo, ma infinitamente più piccola del mare. Ok, 10 metri al secondo non è una velocità a caso, ma rispetto al modello che stiamo provando, al rapporto di scala, corrisponde a 40 nodi della nave al vero. Experiments in calm water with models of up to 12 meters are carried out in the Umberto Pugliese towing test tank. Its mobile lab dynamometer carriage allows the model to move at controlled speed and acceleration, up to a speed of 15 meters per second. The Emilio Castagneto seakeeping tank is mainly deployed to study the behavior of ships operating in rough seas. It's equipped with a wave generator capable of reproducing any sea condition. Dobbiamo allora rendere queste vasche simili al mare e per questo effettuiamo le prove con modelli in cui tutto, ogni singola grandezza fisica, deve essere rigorosamente riprodotta in scala, dalla dimensione degli scafi alla velocità di prova, dalla dimensione e la geometria delle eliche alle onde che avranno le stesse caratteristiche e la stessa energia di quelle marine. In order to perform these tests, INSEAN also has other facilities, some of which are very special. Such as a circulating water channel among the largest facility of this kind in the world, sporting a minimum absolute pressure of 3 kPa, where a volume of 4,000 cubic meters of water moves up to a speed of 5 meters per second. You can visualize and study fluid dynamic phenomena occurring around the model, such as turbulence or cavitation from the test area. INSEAN researchers and engineers perform highly accurate studies on propellers and appendages in presence of cavitation in the Italian Navy's cavitation tunnel. Maneuverability tests using appropriate models are performed at the Lake Nemi experimental base. The crash test facility is used to study the impact of aircraft during emergency sea landings. INSEAN has other facilities equipped to perform basic studies on fluid dynamics, simulations of the movement of large masses of water in tankers, and the study of erosive phenomena.
Tutto ha inizio dal lavoro sui computer, dove progettiamo modelli e strumenti che saranno poi realizzati con le nostre macchine a controllo numerico. Dal cervello dell'istituto entriamo ora nel corpo, dove le parti in legno, fibra o metallo prendono forma per passare poi agli impianti di prova. Test models and every component from propellers, struts, rudders, stabilizing fins and more are all built in Incyon's workshops. Manteniamo le infrastrutture, gli impianti, le dotazioni sperimentali sempre aggiornate, grazie ad un lavoro fianco a fianco di ricercatori e tecnici specializzati, capaci di progettare e costruire all'interno qualsiasi prototipo viene provato nei nostri impianti, compresi gran parte degli strumenti di misura. E ogni volta ci troviamo di fronte a problemi nuovi e per risolverli siamo obbligati a inventare le opportune metodologie e a realizzare gli strumenti necessari. Questo è il laboratorio elettronico, qui si progettano e si sviluppano sistemi di misura, quindi anche trasduttori personalizzati per le varie prove, nonché l'automazione e la movimentazione dell'elettronica necessaria a fare delle misure che vengono sviluppate all'interno dell'istituto. In questo momento sto lavorando su questo trasduttore, che ho sviluppato per misurare i carichi radiali agenti su assi rotanti. In particolare trova la sua applicazione nella misura delle forze generate dalle eliche durante le fasi di manovra di un modello. Our ability in developing new experimental methods allows us to tackle and solve any problem and to be always at the forefront of innovation. Una volta posizionato il trasduttore, provvederemo ad installare le eliche e i timoni ed il setup sarà pronto. Rigore scientifico, genialità, immaginazione, siamo un piccolo gruppo di tecnici, di ingegneri, fisici, matematici, che si spinge ogni volta verso una strada nuova, sconosciuta, non solo con metodi sperimentali, ma anche attraverso studi teorici su modelli matematici. The study of fluid dynamics and fluid structure interaction problems through numerical simulations based on mathematical models has become today an efficient working tool in designing marine vessels and structures. These numerical simulations are fine-tuned and optimized accordingly to determine the best options available in terms of vessels' shapes, cost, efficiency, and safety factors in diverse environmental and operational conditions. But a computer can't substitute a laboratory or a tow tank. The numerical results verified with scale model tests complement the experimental results, allowing an excellent and integrated design of the vessel itself. Incyon's research activities affect different sectors of sea technology. Studying and evaluating the environmental impact of marine vessels means studying and evaluating their efficiency. Today, thanks to tank model tests and to computer simulations, we can study the efficiency of a ship, a high-speed boat, or a submarine in all their complexity. Starting from the towing test, which is the first of the tests performed, it is then possible to study the model's propelling power in all of its configurations. In self-propulsion tests, the model is obviously propelled by its own devices. The power required to move the ship is gauged, and so is the ship's overall efficiency. Often, designing and building ad hoc devices becomes a necessity, such as this propulsive pod into which a tiny dynamometer has been installed. Questo è un sistema di acquisizione miniaturizzato, completamente prodotto e progettato all'interno dell'istituto, serve per poter acquisire su un sistema riutante ad alta velocità le forze agenti sull'elica. Ed è completamente wireless, funziona sia Bluetooth che comunicazione ottica. Ed è praticamente il cuore del propulsore che stiamo per montare al piede poppiero del fuoribordo qui in istituto.
With a 3-meter model and this outboard drive unit, we can simulate an 8-meter speedboat's behavior, equipped with a 300 horsepower outboard engine to minimize a scale effect that causes large inaccuracies, especially in self-propulsion tests on fast hulls. New non-intrusive investigative devices today allow us to study the flow field around a maneuvering hull at selected intervals. Qui al CNR Insen abbiamo sviluppato questa sonda che viaggia parallela ai modelli che vogliamo studiare. Questa sonda è fatta di acciaio inossidabile e contiene due telecamere che servono a investigare il campo di velocità e nella parte superiore la sorgente di luce laser che serve a illuminare la zona che deve essere studiata. È la prima volta che viene eseguito da noi questo esperimento ed è una delle primissime volte che viene eseguito al mondo. E andremo a studiare il campo di velocità mediante questa sonda accanto ad un modello che durante il moto di avanzamento sul carro esegue anche un moto di deriva. Knowing what happens around the ship's hull is very important to ensure greater efficiency. But often, nature itself suggests other ways to reduce drag. Questa è una canaletta idraulica, un impianto che noi utilizziamo per effettuare esperimenti di fluidodinamica di base. Uno degli esperimenti che si possono effettuare è ad esempio la verifica delle superfici superidrofobiche. Inspired by the observation of some plants, including the lotus flower leaf, super hydrophobic surfaces can trap air within nanostructures, causing water drops to bounce. Su queste superfici, le gocce d'acqua tendono a rimanere sferiche e si allontanano molto velocemente dalla superficie. L'applicazione è rivolta alla riduzione della resistenza di corpi immersi e in particolare in un prossimo futuro delle navi. In the study and evaluation of the efficiency of marine vessels, the study of their engines and of all those phenomena which cause loss of efficiency, noise emission and damage to components are of fundamental importance. Per visualizzare i fenomeni legati al funzionamento dell'elica utilizziamo una luce stroboscopica che emette un lampo di luce ogni volta che l'elica passa in una data posizione, permettendo così di congelare visualmente l'elica. Volendo possiamo sfasare questa luce stroboscopica e ci permette di vedere in movimento l'elica. Propeller cavitation can be reproduced by lower pressure in the appropriate test zone. La cavitazione è un fenomeno che interessa le eliche navali. L'elica interagisce con l'acqua e forma delle bolle di vapore senza riscaldare l'acqua. Queste bolle tendono ad implodere sulla pala e sono come delle microbombe che vanno ad intaccare il metallo e possono rovinare l'elica. Ovviamente in questo impianto si testano le eliche per evitare che questo fenomeno avvenga. In the long term, cavitation can cause permanent propeller damage, but not only. In fact, it can lead to a loss of propulsion efficiency and can trigger off vibrations and noise that are harmful to the structures and reduce onboard comfort. The vibrations and the noise caused by the propeller and by the ship also cause a chaotic mix of loud and continuous noises, endangering the habitat and the behavior of fish and cetaceans, more especially in closed and congested seas like the Mediterranean Sea.
To make a ship or any other marine vessel safer, we study the essential features that it must have to ensure stability and safety even in the most difficult operating conditions, such as in storms or heavy seas, or while having to maneuver unexpectedly. Or when shipping water due to a leak. Ship safety encompasses many scientific disciplines at INSEA. It is studied using diverse techniques, which allow an integrated and fully comprehensive approach to the problem. Prima di effettuare le prove in acqua, si verifica che il modello vibri esattamente come la nave al vero. In seakeeping tests, the model moves like a ship does when sailing in stormy waters. We can measure the motions, impact pressures, accelerations, but there are other particularly complex and innovative survey techniques. Questo è un modello in scala di un catamarano veloce mediante il quale si misura non soltanto la risposta del modello alle onde, ma anche i carichi e le sue deformazioni. Per questo motivo ha una struttura particolare costituita da uno scafo che non è intero ma segmentato in 10 parti e la parte più interessante è sicuramente costituita da questa intelaiatura metallica che serve a riprodurre la flessibilità dello scafo al vero. Allora qui abbiamo tutti i sensori, l'altezza d'onda, il modo di beccheggio, il sussulto e l'imbardata, la velocità carro. Dopo aver varato il modello, questo viene collegato al carro dinamometrico che successivamente durante la prova lo trainerà. Il collegamento del modello non è solo di tipo meccanico, ma anche di tipo elettronico e ci consente di far parlare i sensori con cui questo è equipaggiato. Abbiamo in totale 90 canali di misura con cui si acquisiscono accelerazioni, deformazioni, forze e anche misure di pressione. For some ships, rough seas can cause other very dangerous phenomena which can affect the ship's safety. Parametric rolling is a peculiar transversal oscillation of a ship which continues to roll incessantly. This phenomenon can also be generated by the movement of liquids inside gas or oil tankers. In questo laboratorio studiamo in scala modello quello che succede nei serbatoi al vero attraverso questo sistema meccanico a 6 gradi di libertà che è simile a quello utilizzato nei simulatori di volo. Una volta conosciuto e studiato il fenomeno dal punto di vista fisico, siamo in grado di utilizzarne le caratteristiche per stabilizzare le navi anziché per studiarne la loro instabilità. Ed è esattamente quello che stiamo facendo in questo modello. Research work and experiments carried out in the lab, integrated with numerical ones, allow us to define special anti-roll tanks and to verify their effectiveness with experiments on the model. Another very important aspect of a ship and navigation safety is the ship's capacity to maneuver safely and quickly. At INSEA, this can be done in the appropriate tank equipped with a special device that allows the model to advance forwards, laterally, and rotate. Furthermore, detailed tests can be carried out at Lake Nemi's experimental base. Questo impianto è un lago naturale, un bacino vulcanico. Viene usato questa location perché ha delle particolari condizioni orografiche che permettono di avere condizioni di acque calme, ferme, per lunghi periodi della giornata e periodi anche lunghi di tempo. In this facility, we investigate on hydrodynamic aspects that cannot be examined in indoor experimental ones. The models used can be up to 10 meters long.
They are radio controlled and equipped with their own engines that can propel them to high speeds. So, the scale effect, which occurs in any hydrodynamic phenomenon, can be effectively reduced. With the installed sensors, the engine's parameters and the model's motions are examined. Questo modello allestito non solo con la tecnologia standard necessaria per fare i test di manovrabilità, ma anche con ulteriori sensori necessari a, in questo caso, per questo esperimento specifico, vedere, guardare anche sott'acqua e capire come il flusso di un modello che si muove libero impatta gli organi di comando e controllo, quindi eliche e timoni. In this facility, subsurface noise is much less than the underwater noise in a calm sea. This rare feature greatly enhances and facilitates highly accurate noise tests with no external interferences for commercial shipping and military craft. Waves, tides, currents. Nowadays, the ideas and proposals as how to extract energy from the sea are many and sometimes very original. Around the world, researchers are examining increasingly efficient and competitive systems compared to other sources of renewable energy with the least environmental impact. The expertise gained in the traditional sectors of naval architecture place INSEAN at the forefront in the research and fine-tuning of clean and renewable sea energy production systems. In fact, appropriately equipped facilities can simulate real operating conditions of devices exposed to waves, winds, and currents in a field where, to date, no reference standard exists. Stiamo provando una serie di turbine per la produzione di energia elettrica rinnovabile prodotta da correnti di maree. Una di queste turbine è stata già installata nel canale della Manica e le altre sono in via di installazione. The special shape of the blades through which to extract energy from incoming and outgoing tidal currents has derived from extensive testing carried out at the circulating water channel. Other turbines can rotate and possess optimized shaped blades, which work exclusively in a one-way flow. The same 1.5 meter diameter turbine model, the largest one ever tested in an indoor facility, has been tested in the Irish Sea, in currents topping at 4 meters per second. Waves and momentum also delivers extractable energy. Studies and experiments conducted at INSEAN's experimental facilities have led to a fine-tuned floating platform which, exposed to sea waves' motion, can generate electricity through an innovative gyroscope system. A first unit has been installed off Pantelleria Island and is contributing to provide clean, renewable and locally produced energy to its inhabitants. Many more ways of producing energy from the sea exist. And this is a field in which INSEAN can contribute in developing energy extraction technologies from the sea. The energy of the future. Strange as it may seem,
but the behavior of other vehicles in water is observable. In past years, the aerodynamics of cars, trains, and even airplanes was studied. An Airbus 380, the largest passenger airplane in the world, was tested in a towing tank to evaluate wing-generated turbulence during takeoff or landing. The water in a test tank may double as seawater from which a seaplane takes off. In order to study a very delicate phase during which sometimes instability can affect the safety of the vehicle. What happens then to a spaceship as it ditches into the sea after returning into the Earth's atmosphere? The moment of impact has been experimentally examined by reproducing different sea states into which the spaceship plunges. The need to study what happens when an aircraft has to perform an emergency sea landing has spurred INSEAN to set up a special testing facility, the only one of its kind in the world. Impossibile, forse andiamo nel Lazio. Questa non è una lamiera, ma è un pezzo di una fusoliera di un aereo. Vogliamo studiare quello che succede durante la fase di ammaraggio e per questo abbiamo costruito l'impianto che sostanzialmente è una fionda gigante che lancia queste lamiere attraverso un carrello per riprodurre le condizioni che si realizzano durante quella fase. Questo è uno degli 8 elastici che vengono utilizzati per accelerare la fionda e lanciare il carrello con la lamiera in prova fino a 180 km/h. Su questo carrello andiamo a montare le lamiere che verranno poi lanciate e andranno ad impattare in acqua nelle condizioni di prova. Pronti all'impatto? Per motivi di sicurezza, durante il lancio in questa zona non può esserci nessuno. Durante la prova, attraverso una serie di sensori, abbiamo misurato pressioni, forze e deformazioni della lastra. Questi dati verranno utilizzati dalle industrie aeronautiche per migliorare il progetto dell'aereo e quindi migliorare le condizioni di sicurezza nel caso di un ammaraggio di emergenza. High speed impact is a very crucial moment for the integrity of any structure. In the future, the study of the entire airplane model will allow us to obtain ever more reliable and more comprehensive data. Il nostro patrimonio è l'entusiasmo del gruppo nel suo insieme, con la fantasia e la competenza che ognuno mette in campo per risolvere problemi sempre nuovi e mai affrontati prima. Una vasca più lunga di questa si può sempre costruire, ma mettere insieme una squadra come la nostra, con le stesse conoscenze, la stessa genialità, la medesima esperienza e il nostro entusiasmo non sarà di certo facile. Over the years, INSEAN has become a benchmark for the whole of the maritime industry and has thus not only centralized CNR's key role in every sector that represents an important part of the maritime economy, the
The activities carried out by Ian Sien have also affected several other highly diverse sectors which also have to do with marine technologies, like offshore research enterprises, aerospace and sports competitions. The Italian hulls that competed for the America's Cup past editions, Azzurra, Moro di Venezia and Luna Rossa, were tested in Insean's test tanks. Today, this course of events has brought Insean out of its labs and has taken it straight out to sea aboard of ships. New technologies and research tools have extended Insean's activities also outside, beyond its labs, to examine full-scale prototypes directly in the sea, or by allowing access to Insean's experimental database, which can be used to obtain preliminary forecasts of any hull project. Finding a solution for ever new problems, this is our future challenge. To win it, we are working to extend our investigative capabilities further, both inside and out of our labs. Founded in 1927, nowadays, Insean is much more than what it was at the beginning. Thank you.